Queste sono tutte le cose che hai recuperato in giro? Sì, questi col sole fanno effetto. Quando sta qua aspetta. Sono fatti così. Martedì mi si è rotto il motorino e Adriano è venuto a prendermi, quindi adesso per consolarci invece di andare a riparare il motorino andiamo prima a mangiare e poi... Che la teoria dell'andare a mangiare da soli è interessante. È come morire. La questione non è avere soldi, tu puoi averci tutti i soldi del mondo, ma se poi vai a mangiare da solo... Secondo me è aperto. Senti, chiuso per riposo settimanale, va. Sei professionale al massimo. Secondo me qui aspetteremo fino a domani. Vabbè, io non c'ho fretta. Finita l'ora del pranzo, però. Signor Armando, io sto qua fuori. Ok. C'è una cantina da sgomberare. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Se c'è ciccia buona, sono contenta per te. E questa ragazza? Siamo parenti. Ah, parenti? Sì. E dopo ti facevo troppo aspettare un'altra volta. Ora si sta a venire il furgone qua, eh. Il furgone sta a venire. Quel giorno me lo ricordo. Infatti c'è una bombola lì che si vede. Perché ci penso prima di fare una cosa. Io sparo con te, già sto pensando a quello che ti devo dire. Pare che c'ho dentro due cervelli. Allora rivengo giù e lì ti trovo il tanfo del gas. Ma davvero la punta era aperta. Non proprio forte, però... Ci ho fatto il segno della croce. Io mia madre me l'ha avuto sempre sul cellulare, ce l'ho... La veduta, no? Mi viene sempre da piangere, non è che ho detto semplicemente grazie, ma perché dico, io la penso sempre. Se mi arrivano le porti via pure le ruote del camper. Senti, dobbiamo portarci queste ruote qua, è inutile che fai il vago. Dobbiamo portarle una a testa, ce la accogliamo e ce le portiamo via. No, no, ma che stai? No! Te muove. Ma io la volevo rotolare. Ah, perché le mani te le devi sporcare. No, le sono già sporche. Posso rotolare la ruota? Allora, ti posso aiutare a portare questa cintura che una volta andava di moda. Adesso porto lei. Cosa portiamo, Adriano? Io ti ho detto che devo portare io. Ma la rotolo io questa ruota. No, no, la rotolo io. Ho trovato il lavoro. Dai, ti arrivo primo. Uno, due, guarda che c'è il signore. È la macchina, l'abbiamo dimenticata. Che bello. Perché secondo te le donne non lavorano? Guarda, guarda che roba, guarda che roba. Guarda che zozzura. Ma che ci hanno dato? Non ci hanno dato nulla. Trappano coso per terreni. Una sonda. Ma tutti i pomesi che mi hai fatto? Tre Marlboro Armando, eh? Due si è fumate già, Carlo. Sai che Armando mi ha invitato a bere il caffè? 81 anni. Mi ha detto che posso chiamarlo nonno Armando. E che lui c'aveva delle bombole che qualcuno aveva aperto sotto nel suo scantinato. Queste bombole, insomma, l'hanno aperte un po' per dispetto. Non si fanno queste cose, non si aprono le bombole del gas per dispetto. Boh. Questo ci sta spiando, secondo me, questo qua nel finestrino, secondo me. Grappolo di papà. Sarebbe da trovargli una... Ma che cos'è questo? E questo stava qua sopra, è lo specchietto proprio che tu lo metti così. Quella mi piace proprio tanto. Ma tu c'hai l'uno rossa, ma che ti serve la Renault bianca? Sta giornata oggi non finisce più. Insomma, il motorino non l'abbiamo recuperato, però dopo domani forse... Siamo andati dal capo dei capi di motorini. Abbiamo mangiato, abbiamo spostato ruote in giro. Questa vedi? Senti le fissate. Fare cosa? Su. Ma come sono? Tutto su. Ma che? Però io sono contento. Però pensate. Ma guarda dove è parcheggiato! Sono tre giorni che quella cinese mi stacca tutte le foglie da qua, tutti l'anno. Ma nel tempo, che una volta mi sono fermato e mi ho detto, ma che stava a fare? La cinese. Tutti i cinesi con le buste che levano, levano. Dice che ci fanno il tempo. I cinesi, devo farci i soldi che si prendono.